Il Nardò riprende il punto perso dell'altra settimana all'ultimo minuto di gioco contro il Picerno e lo fa contro un'altra lucana del campionato, il Francavilla. I ragazzi di Mister Taurino vanno sotto di 2 gol per poi pareggiare al minuto 50 del secondo tempo alla fine del recupero con Agodirin nello stupore generale di una tifoseria francavillese che ormai assaporava la prima vittoria casalinga di campionato. E non è bastato l'ennesimo gol di Volpicelli per regalare i 3 punti ad un Francavilla sempre più sfortunato negli episodi, ma andiamo alla cronaca. Primo tempo non molto entusiasmante, con le due squadre che si studiano a centrocampo. Il Francavilla, al sesto, recrimina per atterramento in area di Volpicelli e l'arbitro lascia correre. All'11° Prinari di testa manda al lato di pochissimo su traversone dalla sinistra. Passano 2 minuti e Caporale, sempre sotto porta, ci prova con un piattone. La sfera termina fuori. Il Francavilla risponde con un traversone di Volpicelli, su cui Ballante non arriva di un soffio sotto porta. La partita non racconta molto, al 25° viene annullato un gol a Bellante per fuorigioco. Passa 1 minuto e Prinari scarica una punizione di poco alta sopra la traversa. Volpicelli è l'uomo più pericoloso del Francavilla, salta 2 uomini al 28° e calcia al lato. Partita bloccata, ma al 39° arriva il gol di Cimmino su un traversone deviato dalla sinistra. Il giovane calciatore in piena area trafigge Cavana per l'1-0 Francavilla. Si va al riposo con il vantaggio dei padroni di casa che partono subito forte anche nella ripresa, tanto che al 5° Volpicelli prima centra il palo e poi, nel proseguio dell'azione, di tacco infila per la seconda volta Cavana. A 0 del Francavilla che lascia pensare ad una partita chiusa e invece Taurino cambia quasi mezza squadra facendo entrare tra i tanti anche Agodirin che entra subito in partita e chiama al 16° la prima vera parata il portiere del Francavilla Falcone. Al 21° ci prova Balestrieri in girata, facile la parata di Falcone, passano 2 minuti e Lazic richiama Volpicelli affaticato per Masini tra gli applausi del pubblico di casa. Ma l'uscita del centrocampista rossoblu regala nuova linfa al Toro Pugliese che prima al 25° recrimina per un fallo di mano in area di rigore e poi approfitta 1 minuto più tardi dell'errore difensivo tra portiere e difensore con Agodirin che mette la palla in rete. Proteste di casa per una spinta dell'attaccante pugliese sul portiere, arbitro convalida il gol, 2-1. Il Nardò a questo punto ci crede nella rimonta e prova una serie di tentativi in area di rigore prontamente sventati dalla difesa. Lazic compie i suoi cambi al 36° occasionissima per Bellante che sotto porta non spinge la palla in rete con Cavana che si salva. Il Nardò attacca, il Francavilla cerca di difendersi e ripartire, ma all'ultimo minuto di recupero al 50° arriva il pareggio di Agodirin nell'incredulità di tutti i tifosi del Francavilla che lasciano lo stadio. Finisce 2-2, una partita che lascia molto amaro in bocca ai sinnici, mentre il Toro Pugliese esulta per una rimonta inaspettata.